Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video haul tutto interamente dedicato al mare e alla spiaggia e colgo anche l'occasione di questo video per farvi una recensione di un prodotto. Comincio subito così non mi perdo in chiacchiere. Ho comprato su Bonprix una gonnellina da spiaggia, questa con le frangette sotto, vedete fatta così. E mi piaceva l'idea di cambiare un pochino, quindi anziché il classico costume a slip, mi piaceva l'idea della gonnellina da spiaggia con le frangette, anche se sotto ha poi in realtà lo slip, quindi sotto c'è il normalissimo slip e poi sopra c'è appunto questa gonnellina. L'ho presa proprio perché volevo una cosa diversa. L'ho comprata su Bonprix, quindi se riesco a ritrovare la foto della modella mentre lo indossa, vi faccio vedere come sta. Quindi cerco di mettervela qui da qualche parte. Non so se di qua o di là, comunque da qualche parte cerco di metterla, così la vedete. Ed è una cosa che comunque non avevo e volevo provare. Poi invece ho preso dei prodotti che riguardano la protezione della pelle. Faccio solo una breve premessa. Io ho un'intolleranza solare. Questo significa che quando io mi metto sotto il sole, la mia pelle comincia a ribellarsi perché mi vengono degli arrossamenti, degli eritemi, la pelle comincia a prudermi, a pizzicarmi e questo succede anche se l'esposizione al sole è di breve durata. Quindi perché accada tutto questo non è necessario che io stia sotto il sole 8 ore, ma è sufficiente che io sia sotto il sole mezz'ora, 40 minuti e comincia a succedere tutto questo nel mio corpo. Quindi è veramente un grande patimento perché veramente io patisco tantissimo. Infatti, il più delle volte sto sotto l'ombrellone, però qualche volta mi fa anche piacere stare al sole. Quindi, per poter stare al sole, io devo usare una protezione molto alta, quindi una crema che abbia un fattore di protezione di almeno 50. Mi è già capitato di usarla anche a protezione 60, però poi ho visto che comunque anche la 50 è sufficiente per evitare che succeda tutto questo casino, diciamo. La cosa che è importante è che io devo stare attenta a stendere la crema in modo molto uniforme nel corpo, perché se per caso mi dimentico anche solo che un pezzettino così di pelle, dove non metto la crema, comunque quel pezzettino ha quel tipo di reazione, quindi devo fare molta attenzione. Il problema con queste creme a fattore protettivo alto è che sono molto dense, quindi si stendono male, a fatica, lasciano la pelle unta, appiccicosa, poi magari rimane un leggero strato di crema sulla pelle, quindi si vede quel bianco bruttissimo, fastidioso, e quindi a me dava veramente fastidio dovermi mettere queste creme. Poi per caso ho trovato una marca che mi ha risolto il problema, mi ha proprio cambiato la vita. Sto parlando della Hawaiian Tropic, eccola qua, questa. E questa mi ha veramente cambiato la vita perché all'interno di queste creme sono contenuti, diciamo così, dei nastri di seta che permettono di dare alla pelle, oltre che la protezione solare, anche l'idratazione. Quindi quello che succede è che la crema è molto meno spessa, molto meno densa perché appunto è anche idratante. Quindi si stende sulla pelle benissimo, la lascia morbida, la lascia vellutata e non mi sembra neanche di avere una crema solare sul corpo, ma semplicemente una crema corpo idratante. Ma la cosa bella è che riesce a proteggere la pelle veramente bene, perché io da quando uso questa crema non ho mai più avuto nessun tipo di problema con il sole. Sono stata sotto il sole anche più tempo e non è successo nulla, la mia pelle è rimasta protetta, non ci sono stati arrossamenti, non ci sono state scottature, quindi è veramente una cosa che io non mi aspettavo e che mi ha fatto innamorare letteralmente di questa crema. Quella che state vedendo adesso è quella dell'anno scorso. Quest'anno ho voluto prendere un formato diverso, però volevo anche dirvi che io ho acquistato tutto direttamente sul sito Hawaiian Tropic. Poi magari ve lo lascio giù in info box. La cosa interessante è che c'era un'offerta particolare. Io avrei potuto prendere quattro prodotti a mia scelta e spendere solo 24,90 euro per tutti e quattro i prodotti.
tutti. Quindi, siccome mi serviva sia la crema che il doposole che lo stick per le labbra, ho pensato di aderire, diciamo, di prendere questo pacchetto e ho aggiunto anche un prodotto in più che non ho mai provato, ma che non vedo l'ora di provare perché, insomma, mi piace tantissimo, poi ve lo faccio vedere. Comincio dalla crema, che è la stessa che vi ho fatto vedere prima, solo che l'ho presa in questo formato, quindi praticamente c'è il dispenser in modo che sia ancora più facile, ancora più veloce prendere la crema e stenderla, quindi semplicemente la stessa crema di prima con un packaging diverso. Poi ho preso latte, il gel dopo sole, perché questo non è un latte dopo sole, ma è un gel che ha dentro l'aloe vera, perché l'aloe vera comunque è lenitiva per la pelle, per le irritazioni, e quindi ho pensato di prendere questo. Mi sembra di ricordare, che ci fosse anche il classico latte solare, però io volevo proprio quello con l'aloe vera, quindi ho deciso di prendere questo, che tra l'altro ha veramente un buon profumo, quindi sono rimasta molto soddisfatta perché appena arrivano tutti questi prodotti, la prima cosa che faccio io è aprirli e annusarli, perché è così. E quindi insomma sono soddisfatta. Ovviamente non l'ho ancora provato perché non sono ancora andata al mare, però credo comunque che sia un buon prodotto perché se rimane comunque della stessa linea di quella crema lì, sicuramente non ho motivo di pensare che non sia un buon prodotto. Poi ho preso questo burro per il corpo al cocco. Questo è un prodotto, diciamo, dopo sole, che si mette sul corpo dopo aver preso il sole. Però devo dirvi la verità, io l'ho già usato anche così come crema corpo, anche se non sono andata al mare, anche se non ho preso il sole e mi sono trovata benissimo, quindi anche semplicemente come crema corpo, idratante, eccetera, va bene. E mi piace tantissimo la profumazione. Io quando ho visto che c'era il burro corpo al cocco, ho detto no, questo è mio. Questa è la prima cosa che metto nel carrello perché veramente mi piace tantissimo. Siccome l'ho già aperto e l'ho già provato, vi faccio vedere com'è, sperando che lo vediate. Eccolo qua. E questo è, diciamo, è la densità di questa crema. È un burro corpo, quindi è abbastanza denso, ma ne basta veramente pochissimo. Lo applicate tranquillamente senza nessun problema. E ha un profumo di cocco che veramente mi piace tantissimo. Poi ho voluto prendere lo stick per le labbra, lo stick protettivo a fattore di protezione 30. È ancora sigillato, ma penso che sia arrivato il momento di aprirlo e volevo appunto aprirlo qua insieme a voi, così lo vediamo insieme, vediamo anche com'è dentro. Non lo proverò in questo momento perché sono in casa, quindi non ha senso, poi ho anche il rossetto, però insomma lo vediamo insieme. Il packaging è veramente carino perché mi piace proprio questo stile così con i fiori hawaiani, che davvero è molto carino. Poi dentro vediamo com'è, qua c'è il suo tappo ed è un semplicissimo burro così di cacao protettivo, però in questo caso perché ha un fattore di protezione 30. Poi vi farò sapere magari come mi trovo, però presumo che sia un classico stick protettivo. Però mi interesserebbe capire se mi lascia le labbra morbide, se comunque posso mettermi il rossetto sopra, insomma, perché magari non lo metto solo in spiaggia, ma anche quando vado in giro in piena estate, magari sotto il sole, anche semplicemente a fare una gita fuori porta con il mio compagno. Magari il rossetto me lo voglio mettere, però sotto è bene mettere la crema, scusate, il burro di cacao protettivo. Questo è l'ultimo dei quattro prodotti. Come vi dicevo, c'è questa offerta che credo sia ancora in corso, quindi se voi volete quattro prodotti di questa linea e andate ad acquistarli sul sito, potete avere questo prezzo che secondo me comunque è un ottimo prezzo ed è una buona offerta perché riuscite comunque ad avere quattro prodotti di una linea che secondo me è veramente da provare. E ve lo lascio quindi in info box. Questi quindi sono i miei acquisti da spiaggia. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa marca, se l'avete provata, cosa ne pensate. Io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando come sempre un bacio enorme.